Benvenuti a Prima Pagina Salute. Calano in modo drastico i pazienti che si curano nelle aziende ospedaliere che soffrono di epatite C. Ci sono diversi modelli approntati per individuare il sommerso. L'azienda sociosanitaria territoriale Fate Bene Fratelli Sacco di Milano ha ideato il progetto di informazione, prevenzione e screening denominato Red Carpet. Ne parliamo con il professore Giuliano Rizzardi, direttore del Dipartimento Malattie Infettive, Ospedale Luigi Sacco. Benvenuto, professore. Buongiorno. Ecco, quanto sono calati questi trattamenti nel periodo della pandemia? Diciamo che il numero di pazienti trattati nell'ultimo periodo era già inferiore perché la maggior parte dei pazienti che avevamo nei nostri database li avevamo già trattati tutti, per cui abbiamo iniziato a recuperare tutto quello che poteva essere il cosiddetto sommerso, andare a cercare determinate categorie, sviluppare dei programmi di screening. In questo senso, nel periodo del lockdown, della pandemia, abbiamo trattato solo il 10% dei potenziali pazienti che avremmo potuto trattare in quel periodo. Professore, in cosa consiste il progetto Red Carpet? L'idea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità era un progetto di eradicazione dell'epatite C grazie a queste nuove terapie, che hanno dei risultati di risposta eccezionali. In realtà poi ci siamo resi conto che l'eradicazione è una parola un pochino più forte e la parola più appropriata era eliminazione. Per cercare di sviluppare questi progetti di eliminazione occorreva andare a cercare delle popolazioni particolari dove poteva annidarsi di più. Tra queste, ci sono le popolazioni tossicodipendenti che sfuggono un pochino generalmente alle regole che di solito si concentrano su cosiddetti servizi per le tossicodipendenze che si chiamano in maniera diversa da una parte all'altra del paese, da noi vengono chiamati SER, per cui nell'ottica di una collaborazione abbiamo pensato di andare a facilitare l'accesso alla cura di questi pazienti presso i SER che fanno capo alla nostra azienda sociosanitaria territoriale e favorire un percorso privilegiato a questi pazienti, per cui che abbiamo definito appunto Red Carpet, tappeto rosso per facilitare appunto l'accesso alla cura soprattutto di quelli che sono un pochino più restii. Quindi l'idea è di non far venire i pazienti da noi, ma andare noi da loro, praticamente a casa loro dove frequentano più spesso, mettendo la possibilità di fare uno screening col test salivare, poi attraverso una macchina che permette di fare queste indagini in PCR, verificare se quelli che avevano la presenza di anticorpi avevano ancora la presenza del virus. In questa maniera c'era la possibilità di identificare i pazienti che non erano stati screenati e due possibilità, o mandarli presso i nostri ambulatori per approfondire la diagnosi con esami per la genotipizzazione, oppure, visto che abbiamo dei farmaci pangenotipici, quelli che erano più resistenti a questa possibilità, trattarli direttamente presso il SERM. Abbiamo delle terapie che oggi durano 2 mesi, semplici da prendere, per cui nel momento in cui frequentano il SERM per terapie sostitutive, garantirgli anche la terapia per l'epatite C con quella che noi definiamo DOT, o terapia direttamente osservata. Ecco, il progetto rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra diverse unità operative. In questo momento di pandemia,
durante il quale è difficile appunto muoversi da casa, è difficile anche individuare il sommerso, ma è difficile anche comunque poter portare avanti le terapie che già sono state iniziate. Lo scopo del progetto è questo, quindi quello appunto di far fronte a questo terribile periodo, però è un progetto che durerà nel corso degli anni. L'aspetto è cercare di, per quanto riguarda la nostra competenza, di finirlo il più presto, identificare tutti quelli che hanno bisogno di trattamento, e questi possono teoricamente da quando si parte essere identificato nell'arco di qualche mese, 1 o 2 mesi, e poi trattare tutti questi, e la terapia, come dicevo, dura 2 o 3 mesi anche questa, quindi nell'arco di 1 anno da quando abbiamo cominciato a fare tutti i pazienti che abbiamo identificato. Poi è chiaro che questo è un progetto che può essere in altre situazioni se dovessero esserci dei buoni risultati, e quindi l'ipotesi è andare a cercare appunto queste sacche nelle diverse strutture di competenza per le tossicodipendenze. Ma progetti più o meno analoghi possono essere prodotti in altre situazioni, disegnandoli su altre situazioni, come i carceri, Certo, ecco, come sono magari dei diverse le posti tra popolazioni migranti. coinvolte. Sì. Sì, professore. No, sono diverse le popolazioni in cui si possono andare a verificare. Noi ci siamo concentrati sui tossicodipendenti perché la nostra azienda è costituita in questa maniera. In Lombardia ci sono le aziende sociosanitarie territoriali che hanno anche competenza sul territorio, per cui alla nostra azienda afferiscono 3-4 SERD, per cui era più facile andare a cominciare a lavorare in questi ambiti. È chiaro che poi in altre situazioni si può andare a lavorare nelle carceri, si può andare a lavorare tra i migranti, che in alcune popolazioni migranti c'è una prevalenza elevata del virus dell'epatite C. Si possono adattare a questi modelli. È chiaro che il concetto di Red Carpet è quello di favorire un percorso, facilitare per le popolazioni che hanno un po' più difficoltà ad andare direttamente negli ospedali, in ambulatori di patologia. Certo, assolutamente, giusto. Ecco, noi appunto con l'augurio che il progetto duri il più possibile e che abbia poi risultati positivi, la ringraziamo per essere stato nostro ospite. Ricordiamo appunto Giuliano, il professore Giuliano Rizzardini, direttore del Dipartimento Malattie Infettive, Ospedale Luigi Sacco di Milano. Grazie. Buona giornata.